benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Da quando è uscita dallo spiato appartamento del GF VIP 7, il pubblico ha visto Antonella Fiordelisi solo e unicamente incollata al suo Edoardo Donna Maria per la gioia dei Donnalisi. Ma intanto molti la criticano e stanno tirando fuori presunti scheletri nell'armadio. È stata davvero la schermitrice che dice da sempre? Seguendola su Instagram fino a tempo fa la si poteva vedere agli allenamenti di scherma, ancora oggi lei e i suoi genitori raccontano di una rilevante storia sportiva, fatta di trasferte, pure all'estero, di un bronzo nazionale. L'ex star del GF VIP 7, Antonella Fiordelisi, per Momag avrebbe condito leggermente tutto. GF VIP, il dibattito sul passato di Antonella Fiordelisi. Come riportato anche da Leggo, il portale sopracitato ha cercato di far luce sul prestigioso percorso che Antonella Fiordelisi avrebbe scritto nel mondo della scherma. Sono bronzo nazionale, giovani di spade, ed in più ho partecipato anche a diverse coppe del mondo ed europei, aveva raccontato orgogliosa nel video di presentazione andato in onda all'inizio del GF VIP 7. Non avrebbe mai superato l'11° posto. Sembra proprio che il posto più alto raggiunto, dall'attuale fidanzata di Edoardo Donna Maria, sia stato l'11° e senza alcun tipo di bronzo, argento oro, e nemmeno in competizioni internazionali. La ex vippona di Alfonso Signorini sarebbe andata una volta in Belgio con la squadra femminile azzurra, però, come accompagnatrice non come atleta. Il sito ha notato che negli articoli che narrano i suoi traguardi sportivi, non ci sono mai foto. Insomma, insinuazioni forti. Per adesso l'interessata è rimasta in silenzio ma di sicuro si farà sentire. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.